Buonasera a tutti voi cari amici ascoltatori, benvenuti, ribenvenuti qui sulla nostra web radio essereilcambiamento.it. Al microfono con voi Claudia, saremo assieme per le prossime 2 orette per parlare di lavoro pratico in sé, e questo è un tema che avevamo già un po' affrontato in precedenza. Però visto che mi sono accorta che appunto l'audio non è proprio così limpido e ci sono insomma delle imperfezioni, allora mi sono detta vabbè, riprendiamolo un po' da quasi da zero, se così si può dire, e quindi stasera ne approfittiamo per riprendere questo tema. E anche domani sera ci sarà appunto la puntata sempre di osservazione dei pensieri, e poi lo porteremo ancora avanti, cioè alterniamo, diciamo, una settimana facciamo più lavoro pratico e un'altra settimana più le azioni del cambiamento, come abbiamo fatto la settimana scorsa quando abbiamo parlato per esempio dell'ascolto. Quindi comunque è sempre di fatto più o meno se vogliamo tanto inquadrare più o meno è sempre una forma anche quella di lavoro interiore. Di fatto sono delle azioni che ciascuno di noi può fare liberamente, può scegliere se applicarne alcune, se applicarne delle altre. Attualmente abbiamo il digiuno lunare, quindi fare questa purificazione secondo il calendario lunare di 24 ore ogni 2 settimane sarebbe. Poi abbiamo appunto Ascoltiamoci, che prima era l'azione che si chiamava a suo tempo Sabato Ascoltiamoci, perché appunto avevamo tutti un po' più tempo nel fine settimana, però ovviamente non è detto che sia così, e comunque l'ascolto è una pratica da fare di continuo, cioè quando uno può sicuramente è importante farlo. Quindi c'è questa ancora, e poi c'è il condividiamo, anche questo insomma vorremmo ancora ricondividere, appunto condividiamo, ricondividiamo, perché anche questo porta dei cambiamenti importanti nella nostra vita, è più incentrato sul fatto appunto di condividere qualche cosa anche per esempio con le persone di strada, piuttosto che condividere con un altro essere vivente. Sono delle piccole azioni che però se ciascuno
le facesse, insomma, nel suo piccolo, cambierebbero tantissime vite. E quindi questo è il principio, non vedere soltanto l'aspetto singolo, quindi della propria vita, ma capire che se ciascuno di noi fa il suo piccolo, possiamo fare insieme un grande, un unico intero. E poi ancora vediamo che cosa c'era, sì, anche del footprint, cioè ridurre la propria impronta sul pianeta. Anche di questo parleremo. Credo che riusciremo a farlo già la prossima settimana, e quindi faremo, diciamo, una settimana in cui ci focalizziamo di più sulle azioni e una settimana più sul lavoro pratico. Tanto comunque la mattina un pochettino già lavoriamo. E poi comunque, miei cari, anche voi, insomma, per conto vostro, dovreste, insomma, un attimino adoperarvi. Ci sono sul sito già un po' di sezioni pronte, quindi se voi andate sotto lavoro pratico in sé, partendo dal primo blocco di esercizi, che sono i tre esercizi fondamentali, poi si va alle quattro attenzioni e poi successivamente ci sono un po' tutti gli altri esercizi. Ovviamente quelli di respirazione sono trasversali e anche quelli li stavo finendo di integrare perché c'è un sacco di lavoro da fare. E poi soprattutto sono anche piccoli semini, insomma, che stiamo mettendo. Quindi come questi fiorellini iniziano a crescere, iniziano a sbocciare, sbocciano poi di conseguenza anche altri fiori, oppure ci sono altri semini che vengono messi da qualche altra parte. Quindi, come abbiamo detto tante volte, è una creazione, è una manifestazione, creazione consapevole, manifestazione del progetto, della nostra esistenza, che quindi abbraccia tanti, tanti ambiti e tanti aspetti di vita. E quindi ci sono tante cose che spuntano fuori nuove. E questa è l'avventura, la grande avventura di poter innescare un processo di creazione consapevole assieme mentre lavoriamo. Perché mentre lavoriamo cosa significa? Che la nostra creazione inizia a cambiare sulla base del nostro stato interiore, quindi sulla base dei nostri cambiamenti interiori, di queste trasformazioni che avvengono all'interno. E quindi è interessante poi osservare anche il risultato di queste trasformazioni anche all'esterno, come effetto o come effetti di quello che succede interiormente. Quindi sono sempre molto contenta di poter condividere, scambiare anche diversi punti di vista, cercare di intrecciare quante più visioni possibile in modo da riuscire un attimo a integrare tanti aspetti insieme e nel frattempo fare questo lavoro che ci consente di giungere, di sentire, di percepire, anche di esprimere quello che è il nostro essere più profondo, cioè ciò che noi siamo interiormente. Quindi questo è quello che andiamo a fare assieme. Allora, volevo dirvi che qui al solito adesso probabilmente alcuni mi sentono e altri invece vorrebbero loggarsi qui nella chat. Per loggarsi su Spreaker, cioè esattamente qui dove presumibilmente adesso mi sentite, potete appunto loggarvi tranquillamente tramite Facebook dal cellulare, quindi è possibile poi scrivere qua nella chat, live chat, è possibile anche interagire insieme. Quindi abbiamo anche degli effetti che potremmo utilizzare più in là. Adesso comunque vediamo un attimo perché qui è una specie di console dove puoi utilizzare anche qualcosa di più. Allora, il tema di questa sera come è collocato? Dunque, abbiamo visto come base rispetto a questo tipo di lavoro, anche chi sta seguendo adesso, che è nuovo, non importa, tanto ripetiamo, facciamo sempre questi ripassi, quindi ripetiamo sempre e piano piano, insomma, si riesce un po' a strutturare un po' il tutto. Come dicevo prima, ci sono gli esercizi fondamentali per questo tipo di lavoro. L'esercizio del vuoto è un po' alla base e poi abbiamo introdotto le quattro attenzioni, che
faremo un pochettino in una forma diversa anche stasera, faremo qualche esercizio e successivamente, una volta che uno si impratichisce un attimo con l'osservazione, aumentando il livello di attenzione, può poi iniziare a fare un altro tipo di lavoro più specifico, come quello che andiamo a fare questa sera, cioè ovvero iniziare a osservare i pensieri. Perché questo lavoro? Perché questo lavoro è tanto 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 importante, in quanto il nostro pensiero indirizza la nostra energia, quindi laddove va il nostro pensiero va anche la nostra energia. Per cui è importante iniziare a selezionare consapevolmente i pensieri che vogliamo alimentare, per esempio in questo caso di prima che dicevamo una visione che andiamo a costruire insieme, quindi avere una visione, poi attraverso il pensiero comunque indirizzare questa creazione in quella direzione. E poi ovviamente tutti i pensieri che ci possono attraversare, che possono attraversare la nostra mente, che possono avere varie origini. Però anche questi, in una qualche maniera, nel momento in cui io mi identifico, do energia ad uno di questi pensieri, anche questi vanno a contribuire alla creazione della mia realtà e ad una scala un po' più ampia alla creazione della realtà collettiva, nel momento in cui tante persone poi iniziano ad avere, per esempio, dei pensieri simili. Quindi questo tipo di lavoro è essenziale per iniziare a capire che cosa si sta muovendo, che cosa stiamo anche alimentando interiormente. Laddove va la nostra energia, appunto, è attraverso, l'energia si muove attraverso il pensiero e poi le emozioni sono come un carburante, una sorta di carburante. Possono amplificare ovviamente questa energia in una certa direzione, anche nel caso di emozioni sia negative che positive. Quindi diciamo è come se il pensiero fosse un puntatore, come se desse appunto la direzione alla creazione della realtà. Invece le emozioni alimentano esattamente come se fosse un fuoco, alimentano questo tipo di creazione. Quindi creiamo in qualsiasi momento, cioè in ogni momento noi stiamo creando la nostra realtà sulla base di questi pensieri, dei pensieri soprattutto dominanti, quelli che comunque alimentiamo maggiormente, quindi la nostra creazione si stabilizza su questo tipo di livello di vibrazione. Quindi la creazione della mia realtà sarà allineata, esattamente coerente con il livello vibratorio dei pensieri e delle emozioni corrispondenti, che poi questo si traduce anche in parole, si traduce anche in gesti, in atteggiamenti, eccetera. Quindi questo è un bel vaso di Pandora che si apre, dove andiamo a scoprire un po' di tutto, a fare un bel viaggio in tale direzione. Prima di iniziare a parlare un po' più approfonditamente di questo, vorrei che facessimo un piccolo esercizio, come al solito, in cui lavoriamo un attimo sul respiro. Quindi respiriamo un po'. Ho trovato anche una musica che abbiamo, quella possiamo usare la stessa di stamattina, che sono 5 minuti, abbastanza insomma bella come musica. E magari vediamo un attimo di magari vedo un attimo di fare una sorta di breve meditazione assieme a voi. Ci centriamo sul respiro e facciamo anche un po' di pulizia energetica attraverso il respiro, quindi ci centriamo nel nostro respiro e ci lasciamo fluire. Così siamo pronti, siamo preparati per iniziare questo tema. E ne parliamo appunto adesso dopo questo esercizio.
Quindi adesso iniziamo subito, sono 5 minuti di respiro e poi torniamo qui. Siamo dunque pronti per partire tra... Allora, per sentire anche io, dovrei recuperare gli auricolari. Allora, così sento esattamente la musica come si muove. Vediamo un attimo. Perché se appunto facciamo la meditazione non togliendo l'audio, praticamente non sento appunto dove siamo con la musica. Ok, quindi adesso metto, così mi sentite dal microfono. Tanto poi lo ritolgo, cioè giusto adesso per fare la meditazione. Ecco qua, quindi sono passata adesso al microfono dell'auricolare, così possiamo far partire la musica e fare meditare un attimo. Siamo dunque pronti per partire. 3, 2, 1, via. Sul respiro. Lentamente percepisci un flusso di aria che riempie il tuo ventre.
Piano piano torniamo nel momento presente e quando ci sentiamo pronti apriamo i nostri occhi. Bentornati, ben rientrati. Abbiamo fatto assieme una meditazione adesso, così come veniva, una respirazione centrata in noi stessi, quindi ascoltare, percepire lo spirito della vita che fluisce dentro di noi, sotto forma appunto di aria, riconoscere questo momento, dare valore, gratitudine al dono di esistenza e a questo momento stesso, nella presenza di questo qui e ora. E in questo momento non c'è nessun pensiero, c'è un vuoto, una pienezza di consapevolezza che si espande da noi. Ed è attraverso questo stato che poi possiamo anche iniziare a percepire che non siamo i nostri pensieri, non siamo le nostre emozioni, e nel momento in cui ci identifichiamo, diamo appunto energia a questo, cioè a qualcosa di comunque di esterno al nostro essere, al nostro vero essere. E questa sera, prima di fare gli esercizi, insomma, di osservazione, seguendo un sincronismo di poco prima della puntata, ho recuperato un estratto, cioè ho recuperato un libro di Eckhart Tolle, del potere di adesso, e in pratica è il libro come mettere in pratica il potere di adesso, e c'erano delle parti, intanto che vi volevo leggere, perché appunto così iniziamo anche a riflettere un attimo su questo, integrando anche qualcosina che possiamo recuperare anche dai libri. Quindi attualmente non è ancora capitato di trovare, diciamo, in un unico libro, se così si può dire, un po' tutto quello che può essere un lavoro interiore completo, però sicuramente si può guardare, insomma, in vari testi e vari spunti per riflettere un attimo anche su quello che si sta diffondendo anche a livello di coscienza collettiva sul pianeta in questo momento. Quindi è interessante anche per questo. Per il resto è essenziale comunque sempre ascoltarsi e cercare di connettersi a livelli sottili a noi stessi per comprendere anche che tipo di lavoro è importante fare per noi in quel preciso momento, quindi è sempre un continuo divenire, c'è sempre un'evoluzione dietro e quindi è un po' anche soggettivo, però sicuramente è interessante. Infatti anche la mattina abbiamo iniziato a riprendere a fare delle letture in modo da, come dire, meditare anche su fonti, su saggezze antiche che ci aiutano anche ad espandere quella che è la nostra consapevolezza in questo momento. Quindi c'è una crescita fondamentalmente dall'interno e poi questo può essere integrato, cioè tutto quello che può arrivare viene integrato anche da altri contributi che possono arrivare e nel frattempo comunque seguiamo sempre il percorso. Anche perché è un percorso comunque personale, individuale, ovviamente anche di gruppo, se ci sono delle persone che si uniscono, si supportano in tale direzione, è chiaro che comunque rimane sempre il livello personale c'è sempre, poi di gruppo è anche come umanità, cioè andando avanti poi nei vari insiemi sempre più grandi arriviamo a coprire, diciamo, l'intera umanità che fa un percorso anche evolutivo. Allora, appunto c'è
Ci sono delle righe, secondo me, che sono interessanti, e vi volevo leggere. Cioè, più che altro sono proprio dei piccoli pezzettini. Quindi adesso mettiamo una musica adatta e così, insomma, stiamo un po' più centrati e più rilassati. Allora, vediamo un po', mettiamo questa e la abbasso un attimo. Dovreste sentirmi, comunque in ogni caso potete sempre scrivere qui nella chat. L'inizio della libertà è la realizzazione che tu non sei colui che pensa. Il momento in cui cominci ad osservare colui che pensa, si attiva un livello di coscienza più alto. Incominci a renderti conto che esiste un vasto regno di un'intelligenza al di là del pensiero. È che il pensiero è solamente un minuscolo aspetto di quell'intelligenza. Ti rendi anche conto che tutte le cose che hanno veramente importanza, bellezza, amore, creatività, gioia, pace interiore, nascono al di là della mente. Quando la vostra consapevolezza è diretta verso l'esterno, sorgono la mente e il mondo. Quando è diretta verso l'interno, realizza la sua propria fonte e ritorna a casa nel non manifestato. C'è un'unica vita eterna e ogni presente, al di là delle innumerevoli forme di vita che sono soggette a nascita e morte. Molte persone usano la parola Dio per descriverla. Io spesso la chiamo essere. La parola essere non spiega niente, ma d'altronde nemmeno la parola Dio. Essere però ha il vantaggio di essere un concetto aperto. Non riduce l'invisibile infinito a un'entità finita. È impossibile formarsene un'immagine mentale. Nessuno può rivendicare un possesso esclusivo dell'essere. È la vostra vera presenza e vi è immediatamente accessibile in quanto sensazione della vostra propria presenza. Per questo vi è soltanto un piccolo passo dalla parola essere all'esperienza dell'essere. L'essere non è solo oltre, ma anche profondamente dentro, ogni forma come la sua più profonda, invisibile e indistruttibile essenza. Questo significa che è accessibile a voi, adesso, come il vostro sé più profondo, come la vostra vera natura. Ma non cercate di afferrarlo con la mente, non provate a comprenderlo. Potete conoscerlo solo quando la mente è tranquilla, quando siete presenti, quando la vostra attenzione
e pienamente e intensamente nell'adesso. L'essere può essere sentito, ma non può mai essere compreso mentalmente. Riacquistare la consapevolezza dell'essere e dimorare in quello stato di realizzazione intuitiva è l'illuminazione. Il termine illuminazione evoca l'idea di qualche impresa sovrumana e l'ego vuole che resti così, ma è semplicemente il vostro stato naturale di unione con l'essere quando viene percepito. È uno stato di connessione con qualcosa di incommensurabile ed indistruttibile, qualcosa che in modo quasi paradossale è essenzialmente voi, eppure è molto più grande di voi. Significa trovare la vostra vera natura, al di là del nome e della forma. L'incapacità di percepire questo stato di connessione dà origine all'illusione della separazione, da voi stessi e dal mondo che vi circonda. Allora percepite voi stessi, consciamente o inconsciamente, come un frammento isolato. Nasce così la paura e il conflitto interiore ed esteriore diventa la norma. Il più grande ostacolo a sperimentare la realtà della vostra connessione è l'identificazione con la vostra mente, che fa sì che il pensiero diventi compulsivo. Non essere in grado di smettere di pensare è una condizione spaventosa, ma voi non lo realizzate perché quasi tutti ne soffrono, così che è considerato normale. Questo incessante rumore mentale vi impedisce di trovare quel regno di quiete interiore che è inseparabile dall'essere. Crea inoltre un falso sé mentale che getta un'ombra di paura e sofferenza. L'identificazione con la vostra mente crea uno schermo opaco di concetti, etichette, immagini, parole, giudizi e definizioni che blocca ogni vero rapporto personale. Si intromette tra voi e voi stessi, tra voi e il vostro compagno o compagna, tra voi e la natura, tra voi e Dio. È questo schermo di pensiero a creare l'illusione di separatezza, l'illusione che vi sia un tu e un altro, totalmente separato. Allora dimenticate il fatto essenziale che sotto il livello delle apparenze fisiche e delle forme separate, voi siete in unione con tutto ciò che esiste. La mente è uno strumento eccezionale se usata nel modo giusto. Usata nel modo sbagliato, diventa però molto distruttiva. Per essere più precisi, il punto non è tanto che voi utilizzate la mente in modo sbagliato, quanto che non la usate affatto. È la mente che vi usa. Questa è la malattia. Voi credete di essere la vostra mente. Questa è l'illusione. Lo strumento si è impadronito di voi. È quasi come foste posseduti senza saperlo, per cui scambiate per voi stessi l'entità che vi possiede. L'inizio della libertà è la realizzazione che voi non siete l'entità che vi possiede, colui che pensa. Saperlo vi consente di osservare tale entità. Nel momento in cui cominciate a osservare colui che pensa, si attiva un più elevato livello di coscienza. Allora cominciate a rendervi conto che vi è un vasto regno di intelligenza al di là del pensiero, che il pensiero è solo un aspetto minuscolo di tale intelligenza. Vi rendete conto inoltre che tutte le cose veramente importanti, bellezza, amore, creatività, gioia, pace interiore, sorgono al di là della mente. Incominciate a svegliarvi. Eccoci qua tornati, ho tolto la musica e tra l'altro ho ripreso anche ciò che c'era scritto all'inizio. Allora, diciamo sono due paginette e mezzo che vi ho voluto leggere, però sicuramente possiamo partire
Da qui anche a parlare, discutere, diciamo, di questo. Ovviamente, attualmente Eckhart Tolle, per quello che può essere anche un percorso di presenza che si fonda sulla presenza, è una delle figure, diciamo, più gettonate, più seguite. E quindi, ovviamente, dobbiamo tenere conto anche di questo. È un po' forte, diciamo, l'espressione che utilizza, cioè il fatto di, come se fosse, per esempio, come viene descritta la nostra mente, cioè che, come se fosse un'entità, diciamo, a parte, e in un'accezione anche un po' negativa. Quindi, diciamo, questa modalità non la condivido particolarmente perché non mi risuona tanto, però nella sostanza, se andiamo un attimo al di là di questo, effettivamente c'è un flusso di pensieri, un accumulo, quello che noi chiamiamo spesso anche massa mentale, che si accumula e quindi tutta questa massa anche si alimenta sulla base di quello che dall'esterno continuiamo a recepire, ad accumulare, è un po' come spugne, cioè accumuliamo e trasmettiamo. E quindi tutto questo è assolutamente corretto, cioè capire che se non siamo dietro, diciamo, a questi pensieri, cioè questi pensieri è come se comunque si muovessero un po' da sé, quindi in modo inconsapevole continuano a riprodurre determinate situazioni, determinate dinamiche. E questo, come dice anche Eckhart Tolle, crea una situazione in cui c'è una separazione anche con il resto del mondo e con le persone e così via, quindi uno stato, una sensazione di sentirsi separati da tutto che nasce a livello mentale, fondamentalmente è così. E allora lui mi piace invece, per esempio, che parli di essere piuttosto che parlare di Dio, anche se comunque nel momento in cui diciamo che la scintilla divina dentro ciascuno di noi, che Dio è dentro ciascuno di noi, anche questo è così, cioè Dio nel senso come tutto è anche come, diciamo, essenza singola che si esprime attraverso un'esperienza. Quindi questo mi piace particolarmente, cioè il fatto che è importante riportare questa attenzione all'interno per potersi risvegliare. Per potersi svegliare, cioè un po' questo è il termine che viene utilizzato, e di fatto è così, cioè se non c'è questo sforzo, diciamo, interiore di voler tornare dentro se stessi, ascoltarsi e percepire esattamente che noi, cioè non siamo le nostre identificazioni con l'esterno, le nostre proiezioni, le maschere dell'ego per dire eccetera, ma siamo qualcos'altro, qualcosa di molto più profondo, più vero, più intimo e più puro. E quindi il passaggio è essenziale, quindi ecco perché la pratica di ascolto può venirci in aiuto in tal senso. E oltre a questo, vediamo. Dunque, questo dell'identificazione l'abbiamo detto, quindi identificazione che poi crea separazione. Fortunatamente è stato riconosciuto che può essere anche, cioè che la nostra mente è anche uno strumento eccezionale se utilizzata in modo corretto, quindi ovviamente la utilizziamo anche costantemente anche nella nostra vita. Ovviamente quello che andrebbe osservato sono questi pensieri, quindi il flusso di questi pensieri. Quindi nella prima parte c'è il focus viene dato, appunto, il focus è anche la base concettuale e anche di sentire in un qualche maniera che attraverso la consapevolezza del nostro essere noi possiamo realizzare pienamente noi stessi, quello che lui dice un po' illuminazione, anche se non è che poi c'è un punto dove poi arrivi e sei arrivato, c'è una nuova tappa, un nuovo punto di inizio del tuo percorso. Quindi questa parte è essenziale e poi nella seconda parte invece
viene posta l'attenzione sul fatto che spesso siamo identificati con la nostra mente, o meglio con i nostri pensieri. E quindi per raggiungere questo stato anche di libertà, la realizzazione interiore, è fondamentale riconoscere appunto i pensieri e far sì che questo diventi anche il nostro, diciamo, pane quotidiano, perché fa parte del risveglio fondamentalmente. Quindi tutto quello, vabbè, lui dice questa parte interessante, magari possiamo dire qualcosa. Vi rendete conto inoltre che tutte le cose veramente importanti, bellezza, amore, creatività, gioia, pace interiore, sorgono al di là della mente. E in effetti, diciamo, è così, nel senso che oltre a questa patina superficiale di identificazione, poi chiaramente anche per allinearmi a queste vibrazioni, chiaramente c'è un pensiero elevato in tale direzione. Quindi anche qui questo è un po' il rischio quando si inizia un po' a puntare un po' il dito e un po' troppo anche in termini, diciamo, anche un po' negativi che suonano, però sicuramente può essere che questo approccio funzioni in uno stato magari per scuotere le persone comunque a voler lavorare profondamente in se stesse. Quindi può essere che questo approccio, anche questa modalità di espressione, diciamo, possa funzionare. Appunto, a seguito del percorso compiuto, ovviamente, poiché anche con le parole noi creiamo, è chiaro che l'illusione di creare l'ennesima separazione adesso con la nostra mente, ovviamente, anche questo crea una separazione. Quindi è importante comunque sempre accettare e accogliere che ci sono diciamo, delle parti di noi attraverso cui noi facciamo anche un'esperienza su questo piano, e queste parti vanno semmai trasformate. Quindi nel caso dei pensieri iniziamo ad osservarli, questo è il lavoro che inizieremo a fare adesso questa sera, e poi faremo delle trasformazioni. Quindi è un percorso che facciamo. Quindi a un certo punto un pensiero è come un altro, cioè quando inizi a fare questo tipo di lavoro di osservazione, c'è, cioè, un pensiero è come un pensiero positivo, un pensiero negativo, serve soltanto a te per capire che cosa stai alimentando e se lo vuoi continuare ad alimentare. Poi successivamente ci sarà un momento in cui, nella centratura, nella presenza, andrai a selezionare esattamente i pensieri che vuoi alimentare. E questi pensieri, se è stato fatto un percorso prima anche di trasformazione, sono allineati alle alte vibrazioni. Quindi quello che si diceva delle cose importanti. È da qui che nasce appunto poi questa elevazione della propria consapevolezza. Quindi c'è più energia a livello di corpo fisico, a livello, quindi c'è più coscienza, e c'è più energia, sia lo possiamo percepire a livello di corpo fisico, ma anche appunto come connessione, come emozioni. C'è un cambiamento fondamentale che avviene. Quindi non è soltanto appunto il pensiero di per sé, quindi la mente di per sé, ma anche capire la qualità di questi pensieri. La qualità vibratoria di questi pensieri e cosa emaniamo. Questo è importante, perché la nostra mente non è soltanto uno strumento a livello, per esempio, razionale per risolvere dei problemi, per fare calcoli e trovare delle soluzioni. Può essere anche uno strumento creativo, uno strumento di creazione cosciente. Quindi il passettino in più sarebbe quello di iniziare ad osservare i pensieri per capire cosa si muove, qual è il traffico a livello di pensieri che attraversano la nostra mente. Quindi fare questo tipo di lavoro in maniera cosciente. E poi successivamente, nel momento in cui riesco a osservare meglio quello che si muove,
Inizierò anche a selezionare il modo più accurato, quindi quello che voglio alimentare. Ok, quindi adesso magari se volete possiamo ancora leggere qualcosa, però prima farei un esercizietto assieme. Comunque mi piace anche questa modalità che stiamo reintroducendo, anche di prendere, insomma, da vari testi, da varie fonti, delle parti che poi discutiamo, così anche chi sta facendo questo percorso, che sicuramente legge anche questi libri, potrà appunto avere uno scambio anche in tal senso. Quindi ovviamente ciascuno quando scrive un libro condivide quello che mette fondamentalmente è soprattutto l'esperienza che ha avuto e anche come l'ha superata, come si è sviluppata, quindi è sempre qualcosa, diciamo così, un po' di soggettivo. Però sicuramente ci sono degli spunti che meritano e che possiamo riprendere per parlarne anche assieme. Quindi ringraziamo comunque Eckhart Tolle per aver scritto questo libro e ringraziamo anche noi qui che possiamo, diciamo, parlare di questo e fare questo percorso anche insieme, confrontandoci e poi vedendo un attimo cosa vogliamo, insomma, portare avanti. Allora, facciamo l'esercizio di questa sera. Ho già preparato. Dunque, il primo esercizio che andiamo a fare è la creazione del vuoto, respiro consapevole. Facciamo una tensione divisa, quindi è una percezione che va dall'interno verso l'esterno. Iniziamo con il vuoto perché appunto per iniziare a osservare i pensieri è importante anche svuotare la nostra mente. Adesso questo esercizio che andremo a fare è un pochettino più avanzato dell'esercizio del vuoto classico, dove semplicemente mi metto al centro dello spazio-tempo vuoto tra due pensieri e dilato sempre di più questo vuoto, quindi piano piano anche i pensieri iniziano a diradarsi. Invece in questo esercizio c'è, diciamo, una tensione divisa, quindi una parte della tensione va sul respiro, una parte della tensione va appunto nella creazione del vuoto e quindi qualcosettina in più, però comunque dovrebbe essere abbastanza semplice ancora da praticare. Adesso lo proviamo e poi torniamo qua. Siamo dunque pronti per partire. 3, 2, 1, via. Assumi una posizione rilassata. Inspira normalmente, riempendo il ventre. Quando espiri, lascia che l'aria scorra verso le gambe e i piedi. Continua ad inspirare e ad espirare, mantenendo l'attenzione sul tuo respiro. Ora inizia ad osservare i tuoi pensieri, lasciandoli scorrere
uno dopo l'altro, senza identificarti. Tra un pensiero e l'altro c'è uno spazio-tempo vuoto, ovvero privo di pensieri. Inizia a dilatare sempre di più il vuoto nella mente, mantenendo parallelamente una parte della tua attenzione sul tuo respiro.
Ora piano piano torniamo nel momento presente e quando ci sentiamo pronti apriamo i nostri occhi. Bentornati, ben rientrati dal primo esercizio di questa sera, che è appunto una tensione divisa, quindi divido la tensione. Una parte va sul respiro, una parte va nella creazione del vuoto nella mente. Quindi questo primo esercizio ci consente piano piano di, anche qui, dilatare il vuoto e contemporaneamente essere presente rispetto anche al respiro. Quindi un po' quello che si diceva prima anche nel libro, insomma, di Eckhart Tolle, di riportare l'attenzione all'interno. E questo è possibile farlo in modo immediato attraverso il respiro, quindi stando centrati nel proprio respiro. Contemporaneamente iniziamo a percepire appunto il vuoto, cioè a creare il vuoto. Perché questo esercizio? Perché nel momento in cui non pratico prima, cioè non inizio prima, da prima a fare il vuoto, può succedere che ci sia un traffico molto grande, cioè consistente, di pensieri. E se questi pensieri sono tanti, quindi c'è molta massa, difficilmente riuscirò poi a osservarli con un po' di calma, perché magari me ne arriva un pensiero, poi me ne arriva ancora un altro, capito, così un po' a catena. E quindi sarebbe importante fare questo esercizio prima. Allora, questo è per quanto riguarda un primo esercizio propedeutico, poi al secondo che fra un po' facciamo. Com'è la situazione? Adesso non so se qualcuno di voi può scrivere. Avete tanti pensieri, pochi pensieri, siete abbastanza rilassati, vi accorgete che magari mettendo l'attenzione sul respiro, sul corpo, anche il flusso di pensieri diminuisce? Questo può accadere ovviamente perché nel momento in cui sposto l'attenzione nel corpo fisico, anche a livello di pensieri, a livello mentale, c'è quindi meno energia, quindi vado un po' a sottrarre, diciamo così, l'energia dalla mente al corpo nel momento in cui torno in uno stato di presenza. Anche se la presenza, così come l'abbiamo definita, insomma, quando abbiamo iniziato a parlare di questo tema di presenza, è una presenza che si fonda sulla consapevolezza del momento che attraversa tutte le mie componenti, cioè corpo, cuore e mente, quindi corpo fisico in generale, le emozioni, quindi una presenza a livello emozionale e una presenza a livello mentale. Quindi ci sono queste tre componenti che vanno considerate. Per la pratica si può fare magari domattina, possiamo prima di fare la lettura riproporre questo esercizio, che è molto, molto semplice da fare, richiede un po' più di impegno, un po' più di energia rispetto all'esercizio del vuoto classico, perché appunto bisogna scendere la tensione comunque. La percezione è sempre dall'interno verso l'esterno, quindi comunque anche se magari percepiamo contemporaneamente dei rumori o altro, in ogni caso la percezione va sempre in questa direzione. Adesso, visto che diciamo abbiamo iniziato a leggere il libro, leggerei con voi ancora un pochettino, visto che si parla anche di qualcosa che può essere inerente, diciamo così, a quello che stiamo trattando. E piano piano così vediamo, insomma, facciamo anche questo confronto. Allora, quindi vi rimetto un attimino la musichina. Abbassando ovviamente un attimo e così continuiamo. Per chi si è connesso adesso, stiamo leggendo appunto l'inizio dal libro Come mettere in pratica il potere di adesso, scritto da Eckhart Tolle.
E quindi adesso sto continuando un po', questo è il libro che avevo acquistato un po' di anni fa, però appunto molto attuale perché, come dicevamo, è abbastanza, come dire, ci sono tanti, tanti incontri e tante anche conferenze e libri, insomma, in tal senso, quindi come espressione anche della coscienza di gruppo di adesso, è un buon riferimento da cui partire. Allora, quindi riprendiamo. La liberazione della vostra mente. La buona notizia è che potete davvero liberarvi dalla mente, e questa è l'unica vera liberazione. Potete cominciare subito. Iniziate ascoltando la voce nella vostra testa, quanto più spesso possibile. Prestate particolarmente attenzione a eventuali schemi di pensiero ripetitivi, quei vecchi dischi di grammofono che vi suonano in testa forse da molti anni. È questo che intendo per osservare colui che pensa. Il che è un altro modo per dire ascoltate la voce nella vostra testa, siete lì come presenza testimone. Quando ascoltate questa voce, ascoltatela in maniera imparziale, vale a dire non date giudizi, non giudicate o condannate ciò che sentite, perché questo vorrebbe dire che la stessa voce è rientrata dalla porta di servizio. Ve ne renderete conto presto, la voce è lì e io sono qui ad ascoltarla, a osservarla. Questa realizzazione di io sono, questo senso della vostra propria presenza, non è un pensiero, nasce al di là della mente. Così, quando ascoltate un pensiero, siete consapevoli non soltanto del pensiero, ma anche di voi stessi, come testimoni del pensiero. È subentrata una nuova dimensione di consapevolezza. Ascoltando il pensiero si avverte una presenza consapevole, il vostro sé più profondo, dietro o sotto il pensiero, per così dire. Il pensiero allora perde il suo potere su di voi e rapidamente si placa, perché voi non fornite più energia alla mente attraverso la vostra identificazione con essa. Questo è l'inizio della fine del pensiero involontario e compulsivo. Quando un pensiero si placa, si ha l'esperienza di una discontinuità nel flusso mentale, un intervallo senza mente. Dapprima gli intervalli saranno brevi, forse alcuni secondi, ma poco a poco si faranno più lunghi. Quando si verificano questi intervalli, si avverte una certa quiete e pace interiori. Questo è l'inizio del vostro stato di unione con l'essere, che di solito è oscurato dalla mente. Con la pratica, il senso di tranquillità e pace si approfondisce. In effetti, non vi è limite alla sua profondità. Si sentirà anche nascere dal profondo una sottile emanazione di gioia, la gioia dell'essere. In questo stato di connessione interiore siete molto più vigili, più svegli rispetto allo stato di identificazione con la mente. Siete totalmente presenti. Inoltre, questo stato innalza la frequenza di vibrazione del corpo energetico che dà vita al corpo fisico. Adentrandosi più in profondità in questo regno senza mente, come viene talvolta chiamato in Oriente, si giunge allo stato di consapevolezza pura. In questo stato avvertite la vostra propria presenza con tale intensità e con tale gioia che tutti i pensieri, tutte le emozioni, il corpo fisico e l'intero mondo esterno diventano al suo confronto relativamente insignificanti. Eppure questo stato non è egoistico, bensì altruistico. Vi porta al di là di quello che in precedenza avevate considerato il vostro sé. Questa presenza è essenzialmente voi e allo stesso tempo inconcepibilmente maggiore di voi.
invece di osservare colui che pensa, potete anche creare un intervallo nel flusso mentale semplicemente rivolgendo il centro dell'attenzione all'adesso. Basta infatti che diventiate intensamente consapevoli del momento presente. È una cosa che dà profonda soddisfazione. In questo modo allontanate la consapevolezza dall'attività mentale e create un intervallo senza mente in cui, altamente vigili e consapevoli, non state pensando. Questo è l'essenza della meditazione. Nella vita quotidiana potete fare pratica di questo metodo prendendo ogni attività di routine, che normalmente è solo un mezzo per raggiungere un fine, e dedicarvi la massima attenzione in modo che diventi un fine in sé. Per esempio, ogni volta che salite o scendete le scale, a casa o sul lavoro, cercate di prestare grande attenzione ad ogni passo, ad ogni movimento, anche alla respirazione. Siate totalmente presenti. Oppure, quando vi lavate le mani, prestate attenzione a tutte le percezioni sensoriali legate a tale attività. Il suono e le sensazioni tattili dell'acqua, il movimento delle mani, il profumo del sapone e così via. O ancora, quando salite in automobile, dopo aver chiuso la portiera, soffermatevi per qualche secondo a osservare il flusso del respiro. Diventate consapevoli di un silenzioso e potente senso di presenza. Vi è un certo criterio con cui potete misurare il vostro successo in questa pratica, il livello di pace che avvertite interiormente. Pertanto, il passo più importante nel viaggio verso l'illuminazione è questo: imparate a non identificarvi con la vostra mente. Ogni volta che create un intervallo nel flusso mentale, la luce della vostra consapevolezza si intensifica. Un giorno potrete scoprirvi a sorridere della voce nella vostra testa, come sorridereste delle capriole di un bambino. Ciò significa che non prenderete più tanto sul serio il contenuto della mente, perché il vostro senso del sé non dipenderà più da quest'ultima. Eccoci qua, dunque, molto interessante questa parte che vorrei un po' scorrere assieme a voi. Allora, in queste due paginette ancora si pone l'attenzione sul fatto di ascoltare, di iniziare ad osservare la voce mentale, che potremmo dire sono quei dialoghi che sentiamo nella nostra mente, una sorta di voce che giudica, commenta, insomma, tutto quello che possiamo vivere in un preciso momento, anche osservando altre persone e così via. E quindi questa voce, cioè lui dice, iniziate ad osservare, a percepire questa voce, così iniziate a riconoscerla, perché di fatto il vostro essere non è questa voce che parla, che giudica e che commenta. E vabbè, quindi questo si può assolutamente fare nella vita quotidiana, normalmente, in ogni momento. Quindi dice, ascoltando il pensiero, diciamo che lui dà questa valenza, come se questa voce fosse una sorta di espressione di questo pensiero, e quindi in questo processo si diventa sempre più consapevoli di se stessi. E in questo momento, cioè nel momento in cui appunto iniziamo quindi a riconoscere questo potere di adesso che si fonda appunto sull'essere, allora sarà sempre più semplice creare questi stati di questi intervalli, così come lui li chiama, tra un pensiero e l'altro. Da questo punto di vista, ovviamente, se prendiamo appunto questi intervalli, io credo che lui intenda appunto questi momenti di pace interiore, di vuoto, quindi fondamentalmente è un consiglio
che poi di fatto è l'esercizio del vuoto, quindi soltanto che anziché farlo, diciamo così, nella nostra vita, nella nostra routine quotidiana, viene fatto appunto in meditazione come esercizio propedeutico per iniziare a sfoltire un po' questa massa di pensieri. Comunque più o meno il senso è lo stesso. E ovviamente una cosa interessante ancora da aggiungere è che questi momenti poi saranno sempre più ampi. E infatti attraverso la pratica poi il vuoto diventa uno stato sempre più presente. Ed è uno stato appunto di connessione interiore, quindi questo è assolutamente perfetto. Andiamo ancora avanti. Successivamente c'è una parte in cui vengono suggeriti appunto dei momenti, cioè di innescare la presenza in certi momenti, e questa parte credo che sia un po' una sorta di rimaneggio, diciamo, di esercizi di Gurdjieff, tutta quella scia, diciamo, passata, che comunque possono essere utili, per esempio quando uno si lava le mani, quando uno sale, scende le scale, quando uno fa diverse attività. E ne avevamo anche già parlato, a suo tempo, quando abbiamo parlato della presenza. In passato stiamo parlando di 8 anni fa, più o meno 7-8 anni fa, avevo iniziato anche io a provare, cioè a fare un esercizio, diciamo, che ne so, un giorno ti ricordi di quando ti lavi le mani, un giorno ti ricordi di te, no? Il ricordo di sé era così chiamato, e mi ricordo anche che a suo tempo postavo anche l'esercizio da fare, no? Quando ti fai la doccia, ricordati di te mentre tocchi l'acqua, ricordati di te mentre ti lavi le mani, ricordati di te mentre, anche qui, vabbè, lavi i piatti piuttosto che altro, quando attraversi la porta, capito? Cioè, c'era un po'. Avevamo provato, insomma, con un gruppetto. E quindi, vabbè, questi li avevo sperimentati anche io. Nella mia esperienza, però, dopo un po' li abbiamo, diciamo, lasciati. Perché appunto, se tu metti l'attenzione sull'azione che devi compiere, quindi cercare di essere presente in quell'azione specifica, a parte che magari ti dimentichi qual è l'azione che è, cioè magari attraversi la porta per dire e te lo sei dimenticato, quindi vabbè, al prossimo giro, no? Per cui, nella parte invece dove dice, mi trovo un po' più d'accordo più avanti, dove dice provate a osservare qualche secondo il flusso del respiro. E di fatto questo non è, diciamo, per qualche secondo, in realtà il momento di presenza perfetto è quando siamo in ascolto del nostro respiro. Perché a prescindere dalle attività che possiamo compiere durante la nostra giornata, nel momento in cui diventiamo presenti nel respiro, allora lì c'è la vera presenza, perché il respiro è la vita che fluisce in noi, è la vita che ci abita, quello che abbiamo fatto anche all'inizio, insomma, della puntata. E quindi in questo senso lì c'è la presenza. Inoltre, avendo introdotto come esercizio per il corpo l'esercizio di radicamento, che sarebbe essere presenti mentre appunto camminiamo, quindi rispetto al contatto dei piedi con il pavimento, con il terreno. Quindi nel frattempo, qualsiasi cosa uno sta facendo, se è presente nel respiro e nel passo che sta appunto compiendo, questo diventa un momento di presenza molto intenso. Perché camminare è un'attività che noi facciamo tutti costantemente, così come anche abbiamo bisogno, cioè per vivere, di respirare. Quindi queste due attività fondamentali poi possono inglobare, diciamo così, tutte le altre. Quindi nel momento in cui uno diventa cosciente nel respiro, e poi ovviamente non è che, cioè se stai per esempio sdraiato sul letto, anche lì puoi radicare lo stesso. Quindi è un approccio un po' diverso e, viste le ultime cose che sono successe in questi giorni, gli altri sincronismi, altre cose che sto osservando, è interessante osservare come
queste modalità siano proposte sempre dal sesso maschile, quindi sempre comunque proiettato in un'attività esterna, in un qualcosa che comunque vada a compiere anche, sì, tramite il corpo, cioè sono presente nel corpo, però sempre qualcosa rivolto all'esterno. E invece per caratteristiche, diciamo, anche più femminili, se così si può dire, nel momento in cui andiamo a radicare, per esempio, nel momento in cui andiamo a respirare, andiamo a ricevere energia e questo è più qualcosa forse di femminile. Quindi, cioè, l'approccio, se osserviamo adesso un attimo allo specchio di tutto questo, nel primo approccio, quello un po' più maschile, tra virgolette, che poi possono essere anche due approcci assolutamente complementari, c'è un tendere verso qualcosa di esterno che vado a compiere, sempre riportando l'attenzione appunto a livello del corpo fisico. E nel secondo caso, invece, c'è un approccio di tipo più femminile, cioè entrare in ricezione, in ascolto e in connessione appunto con l'energia, in questo caso femminile, terrestre per esempio, oppure la nostra stessa energia, il flusso di aria che arriva. Quindi è un approccio un po' diverso. Avendoli provati entrambi, posso dire che comunque, cioè, tutto serve, tutto ti aiuta comunque ad evolvere. Però nel primo caso, cioè quando sei comunque proiettato nelle attività, cioè anche se sei presente, però ti devi esattamente ricordare che quando fai quell'attività ti devi ricordare di essere presente nel qui e ora, eccetera. Ovviamente avendolo provato prima e quindi essendo poi arrivata ad un altro tipo di approccio, è chiaro che quello l'ho lasciato un po' perdere. Però è chiaro che magari se uno vuole, diciamo, a parte il discorso di essere presenti nel respiro, nel camminare, quindi nel passo, quindi ogni passo che vado a compiere, a mettere, sono presente e quindi in quel momento lì c'è la presenza. Se uno proprio vuole aggiungere questo aspetto, può integrare, magari se uno fa, che ne so, attività fisica per dire piuttosto che qualcos'altro, può provare a cercare di essere ancora più presente esattamente in quel tipo di attività. Però appunto la base comunque è sempre il respiro, cioè da lì, da qui appunto è il nostro anche asse centrale. È da qui che dobbiamo un attimo partire, poi il resto può essere sicuramente associato, volendo, perché è anche più dispendioso da ricordare ogni cosa. Invece, comunque, tu sai che sei presente in ogni respiro, cioè questo è un po' anche il senso della presenza, cioè diventare presente in ogni soffio di esistenza, ringraziando anche, cioè emanando anche all'esterno poi delle emozioni positive in tal senso. Allora, quindi questo era quest'ultima parte. E poi, vabbè, per il resto sapete insomma un po' come lo vedo il fatto di calcare un po' troppo con certi termini, con certe modalità, perché secondo me creano un po' di separazione. Però appunto ciascuno è libero di esprimere le cose come meglio crede. Cioè qualcosa che nel mio sentire è più da trascendere, cioè dobbiamo trascendere quelli che sono i nostri pensieri che magari ci caratterizzano in questo momento, ma fanno anche questi parte, come dire, del nostro percorso e della nostra evoluzione. Quindi sta a noi portarci ad un livello di consapevolezza superiore, che significa anche minor flusso di pensieri e soprattutto evidentemente anche pensieri negativi, oppure maggiore osservazione rispetto a questi pensieri. Quindi ecco, c'è un termine che ha usato che invece condivido, quando lui dice di stare appunto dietro, dunque vediamo un po'. Ascoltando il pensiero si avverte una presenza consapevole. Il vostro sé più profondo, dietro o sotto il pensiero, per così dire. Quindi questo dietro, sotto il pensiero, è esattamente quello che ho sperimentato anche io.
sia appunto in questo, per esempio nell'esercizio del vuoto, che ti accorgi che piano piano, quando la tua mente inizia a calmarsi, senti questa sorta di raffreddamento a livello proprio mentale. E quindi è come se tu fossi sotto questi pensieri. E poi, come vi ho raccontato la settimana scorsa, quando abbiamo parlato dell'ascolto, ho percepito proprio questo, cioè che a un certo punto, nel momento in cui entri in uno stato di ascolto più profondo, stai proprio sotto, cioè sotto al pensiero, sotto a questi pensieri. È come se fosse un al di là o un dietro, capito? Lo possiamo intendere anche così. Infatti, il termine che ho usato è perfetto, cioè come se fosse, come dire, questa è una sorta di massa che comunque fa parte, diciamo, del nostro campo energetico. E al di là di questa massa c'è il nostro essere, cioè siamo noi esattamente la nostra essenza e al di là del pensiero. E questo è quanto. Quindi, qual è la differenza fondamentale? Che anziché avere questo flusso costante di pensieri inconsapevoli, il flusso magari ci sarà ancora, cioè non è che spariscono, però intanto magari li lasci fluire, li lasci tipo andare, non ti identifichi e cerchi comunque di elevare la tua vibrazione in ogni momento, con anche delle piccole cose, delle piccole gioie, comunque la gioia che cresce, come diceva anche lui, in questi momenti in cui c'è uno stato di presenza ancora più piena, c'è anche una gioia interiore che cresce. Questo assolutamente è importante da sottolineare. E piano piano nel tempo inizi a selezionare consapevolmente i pensieri che vuoi portare avanti. Quindi, anche se riconosci che il tuo essere, diciamo, è qualcosa di più, qualcos'altro. Però sempre, ricordiamoci sempre che i nostri campi, diciamo, energetici attraversano cioè anche la parte, come dire, mentale fa parte di questi campi, come se fosse corpo fisico, capito? Un campo che è quello che noi vediamo, poi ce ne sono altri, emozionale, mentale, eccetera. Quindi semplicemente avviene una trasformazione. Ecco, questo è più idoneo, cioè una trasformazione del campo mentale in un campo mentale, diciamo, più evoluto, se così lo vogliamo chiamare. Cioè, mi accorgo fondamentalmente, in parole povere, che la qualità dei pensieri e dei pensieri che vado a propagare aumenta. E poi c'è ancora un altro aspetto da dire, che anche la capacità di osservare. Anche osservare e basta, senza emettere alcun pensiero, ma semplicemente il modo in cui noi osserviamo sta già comunque influenzando la realtà che stiamo guardando, anche questo aumenta. Quindi nell'avanzamento aumenta sia la capacità di osservare in modo più intenso, in modo più acuto, più sottile, più sopraffino, se così si può dire, e sia anche la capacità di selezionare consapevolmente i pensieri che poi creano la realtà in cui vivo e in cui viviamo. Questo è il processo. Se non avessimo però tutta questa massa e non ci fosse anche la mente adesso, non per spendere una parola in positivo, ma forse è anche giusto che lo faccia, perché anche per ribilanciare quello che abbiamo letto. Cioè, se non ci fosse questo, c'è la possibilità comunque di trascendere ciò che può essere un livello mentale, diciamo così, di base o medio. Se non ci fosse questo, non ci sarebbe un avanzamento in tal senso. Quindi comunque, in un certo senso, anche la mente con i pensieri è al servizio della luce, al servizio dell'evoluzione umana. Poi sta a me capire se voglio avanzare oppure semplicemente stare dove,
dove sto, dove sono magari nelle stesse condizioni in cui sono nato, sono cresciuto, eccetera. Questo è un altro discorso. Quindi non c'è da questo punto di vista nessuna separazione, semplicemente c'è una trasformazione interiore che ti consente poi di rilasciare sia dentro di te, quindi entrando in una connessione più profonda con te stesso, con te stessa, e sia anche di rilasciare poi all'esterno dei pensieri più elevati. E di iniziare la tua creazione consapevole ai livelli più sottili, quindi livello mentale, diciamo, per schematizzare su questo piano, livello mentale, livello emozionale e poi fisico-materiale, dove uno vede poi la manifestazione effettiva. Per cui questo fa parte, del percorso. E quindi, in un certo senso, anche, l'aspetto duale ombra è semplicemente un'altra forma dell'aspetto di luce. Quindi bisogna sempre capire come guardiamo le cose. Per cui attraverso questa trasformazione c'è un'elevazione e c'è un avanzamento. Quindi è come se fosse lì per me questo, così lo posso trasformare ed elevarmi. Questo è un attimo quello che andiamo a fare anche quando parliamo e quando abbiamo già parlato e parleremo ancora di inversione della polarità energetica. Di fatto è proprio questo. Quindi l'aspetto duale non è più un problema, cioè gli aspetti duali esistono. Semplicemente attraverso una capacità di trasformare interiormente riesco poi a switchare dalla parte opposta. Quindi in questo caso, per esempio, di pensieri, diciamo, che hanno una bassa energia, perché comunque sono fondati su, alimentati da parte di ego, capito? Giudizio, commenti, tante cose. Quindi un conto è constatare, fare una constatazione di quello che è, un conto invece è giudicare, cioè sono due cose un po' diverse. Perché nel giudizio c'è associata anche un'emozione negativa, fondamentalmente, quindi questo è un attimo un po' la distinzione. Per cui mi accorgo bene o male osservandomi di quello che si muove interiormente. E quindi questo materiale da trasformare è lì, è pronto, e dipende da me se voglio appunto avanzare, allora inizierò ad osservare e poi piano piano a trasformare. E portarmi ad un livello successivo. Adesso facciamo il secondo esercizio, che è invece quello di osservazione, così lavoriamo anche mentre chiacchieriamo, un po' lavoriamo. Questo esercizio consiste nell'osservazione dei pensieri, c'è sempre una tensione divisa che vado a mettere in campo, quindi comunque è sempre un po' la tensione sul respiro. E poi vado ad osservare i pensieri. In questa fase iniziale che stiamo appunto riprendendo, non è necessario, diciamo, osservare i pensieri per capire chissà che cosa, cioè semplicemente osservarli e iniziare, magari questo si potrebbe fare, ad osservare quali sono i pensieri più ricorrenti, che cos'è che assorbe maggiormente la mia energia a livello mentale, se c'è qualche pensiero o una serie di pensieri o schemi di pensiero, anche questo era un aspetto interessante di prima, perché poi da un pensiero poi se ne associa un altro e così via, cioè quindi c'è, cioè, come se fosse una matrioska, uno dentro l'altro in pratica. Questo è l'esercizio che possiamo fare, così iniziamo a sondare lo stato, diciamo, a livello mentale. Questo adesso lo facciamo anche alla luce, insomma, di quello che abbiamo letto assieme, che comunque questo lavoro, diciamo, è fondante per la presenza, perché comunque capite bene che, come abbiamo detto anche altre volte, questa massa di pensieri è come se fosse una sorta di tappo anche a livello di connessioni sia con il nostro essere che con il cosmo,
quindi con tutto. Per cui ovviamente ci devo lavorare. Piano piano ci lavoro e inizio a capire che cosa si muove. Come pensieri possono essere diversi, può essere qualcosa che riguarda il passato, può essere qualcosa che riguarda il futuro, può essere qualcosa che magari uno pensa quello che deve fare il giorno dopo, per esempio. Cioè, comunque, tutta questa massa va un po' inquadrata, va un po' capito che cos'è. E poi ci sono anche altri pensieri che arrivano, magari che derivano da altra massa precedente. Per esempio, immagini, cose che posso aver letto, cose che ho sentito, percepito anche in giro, per esempio. Anche questo poi può generare di conseguenza altro. Ricordiamoci che osservare quello che succede significa anche iniziare un po' a scremare anche tutti questi, cioè, pensieri che possono essere anche un po' disgregati di cose, come se fossero scarti un po', cioè a livello anche energetico, delle cose così un po' anche un po' vuote, senza consistenza. E quindi è sempre questo il discorso, osservazione è sempre la base. Quindi in questo momento è giusto per un'indicazione per noi, per capire che pensieri abbiamo, che pensieri ci sono, quali sono i pensieri che attraversano la mente in questo momento, senza identificarci. Quindi è un'osservazione e basta. Osservo e basta, sono lì proprio di fronte, come se fossi uno spettatore che osserva, punto. Non c'è niente da aggiungere, niente da commentare. Quindi l'osservazione è neutra. Ok, quindi questo è un aspetto importante. Adesso lo facciamo. Siamo pronti per partire e poi torniamo qua. 3, 2, 1, via. Inspira normalmente, riempendo il tuo ventre. Quando espiri, spingi l'aria dolcemente verso le gambe e i piedi. Mentre respiri consapevolmente, inizia ad osservare i tuoi pensieri. Osserva la loro consistenza. Soffermati su ciascuno per pochi secondi, poi lasciali andare. Parallelamente percepisci lo spazio che ti circonda, mantenendo tre punti di osservazione: il respiro nel corpo, l'osservazione dei pensieri nella mente, il punto di osservazione esterno.
piano piano torniamo nel momento presente e quando ci sentiamo pronti apriamo i nostri occhi. Bentornati, ben rientrati da questo secondo, anzi terzo esercizio, se consideriamo anche quello che abbiamo fatto all'inizio di respirazione, quindi tornare nella presenza del qui e ora attraverso il respiro. E appunto abbiamo fatto insieme un esercizio di osservazione dei pensieri. Chiaramente c'è anche l'attenzione divisa, ecco perché vi ho detto comunque se non avete ancora mai praticato attenzione divisa, che sarebbe la scissione dell'attenzione, almeno in due punti, uno interno ed uno esterno. Ma comunque diciamo che si può fare adesso, evidentemente se volete potete poi tornare alle quattro attenzioni e magari praticare un po' semplicemente degli esercizi semplici senza appunto le aggiunte adesso di osservazione. Comunque, a prescindere da questo, adesso abbiamo fatto insieme questo esercizio di osservazione dei pensieri e i pensieri che abbiamo osservato sono evidentemente adesso quelli più che hanno più forza. E quindi un esercizio che si può fare è anche quello di scrivere in un taccuino, in un piccolo diario, blocco notes, eccetera, scrivere appunto questi pensieri per capire, facendo l'esercizio magari più volte durante la giornata, dove va la nostra energia. Questo esercizio, che apparentemente è semplice, però di fatto ogni volta che osserviamo succede qualcosa, come abbiamo detto anche poco fa. Quindi posso farlo tranquillamente, magari la sera per vedere un attimo dove vanno maggiormente, ma anche la mattina o in un qualsiasi momento. Quindi osservo semplicemente qualche minuto, posso chiudere i miei occhi e osservare quello che si muove. Questo è un attimo quello che volevo dirvi. Ovviamente adesso stiamo partendo proprio piano piano, quindi iniziamo ad osservare, vediamo che cosa arriva. Ci sono dei pensieri che possono essere magari nostri, altri pensieri esterni, anche da qui mi accorgo quanto sono spugna, però diciamo a questo livello ci arriviamo piano piano. Intanto già da qui capisco dove vanno, appunto dove va la mia energia e soprattutto anche praticando questo esercizio si poteva osservare bene quanto vuoto, quanto tempo libero, senza pensieri, ci sta tra un pensiero e l'altro. Perché questo è un indicatore importante per capire se la nostra mente è piena di pensieri, qual è il flusso, qual è il traffico. Quindi anche in questo senso ha una valenza, può avere una valenza questo esercizio. Quindi osservare quali sono i pensieri che attraversano la mia mente in un preciso momento per capire dove va la mia energia e poi capire quanto la mente è libera. Posso fare entrambe le cose, quindi osservo il pieno e il vuoto. Allora, adesso, visto che siamo quasi in chiusura, però così completiamo questa parte. Dunque, vediamo, così completiamo il primo, leggiamo ancora e ovviamente come voi potete notare lo facciamo sempre comunque in modo critico, cioè in modo comunque attivo, cosciente, per cui qualsiasi cosa leggiamo chiaramente va sempre un attimino ridiscussa, rivista, riosservata, eccetera. Adesso allora andiamo avanti poco a poco, così lo chiudiamo. Mettiamo ancora la musica pronta.
Illuminazione, elevarsi oltre il pensiero. Diventando adulti, vi formate un'immagine mentale di voi stessi basata sul vostro condizionamento personale e culturale. Possiamo chiamare ego questo falso, questo sé fantasma. È costituito dall'attività mentale e può essere mantenuto in vita soltanto con un pensiero continuo. Il termine ego assume significati diversi per persone diverse, ma quando lo uso qui indica un sé falso, creato dall'identificazione inconsapevole con la mente. Per l'ego il momento presente quasi non esiste. Soltanto il passato e il futuro sono considerati importanti. Questo capovolgimento totale della verità spiega perché sotto l'influsso dell'ego la mente sia così disfunzionale. Si preoccupa sempre di mantenere vivo il passato, perché senza di esso chi siete voi? Si proietta costantemente nel futuro per garantirsi la propria sopravvivenza e per cercarvi qualche genere di liberazione e di appagamento. Dice: un giorno, quando verrà questo, quello o quell'altro, starò bene, sarò felice e in pace. Anche quando l'ego sembra preoccuparsi del presente, non è il presente ciò che vede, lo percepisce in modo completamente sbagliato, perché lo osserva con gli occhi del passato, oppure riduce il presente a un mezzo rivolto a un fine che sta sempre nel futuro, proiettato dalla mente. Osservate la vostra mente e vedrete che opera proprio in questo modo. Il momento presente custodisce la chiave per accedere alla liberazione, ma non potete trovare il momento presente fin tanto che siete la vostra mente. Illuminazione significa elevarsi oltre il pensiero. Nello stato illuminato continuate a usare la mente pensante quando necessario, ma in una maniera molto più concentrata ed efficace rispetto a prima. La si usa per lo più a scopi pratici, ma siete liberi dal dialogo interno, involontario e via quiete interiore. Quando utilizzate la mente, in particolare quando è necessaria una soluzione creativa, oscillate a intervalli di qualche minuto tra il pensiero e la quiete. Tra la mente e l'assenza di mente. L'assenza di mente è consapevolezza senza pensiero. Soltanto in questo modo è possibile pensare creativamente, perché soltanto in questo modo il pensiero è un potere reale. Il pensiero da solo, quando non è più connesso con il regno molto più vasto della consapevolezza, rapidamente diventa arido, folle e distruttivo. Allora, commentiamo un attimo questo pezzettino prima di finire proprio l'ultimissimo. Ho visto che è arrivata anche la carissima Federica con i vari occhietti di osservazioni. Tra l'altro, proprio visto che mi hai passato quel messaggio su WhatsApp, poi mi è venuto anche in mente di diciamo riprendere queste parti. Evidentemente andava lì il flusso in quel preciso momento. Allora, parliamo un attimo di questo pezzetto che abbiamo letto, perché poi continua con un altro argomento. Allora, stesso discorso che dicevamo prima, quindi riconoscere qualcosa è importante, però ovviamente dare connotazioni troppo negative in tal senso, crea una separazione. E quindi questi termini, soprattutto quelli finali, non sono sicuramente, cioè, da condividere in quest'ottica, perché è qualcosa da trasformare, non è qualcosa, diciamo, da combattere o da distaccarsi e basta. Quindi questa precisazione la devo fare. E invece, sulla modalità in cui comunque si muove comunque il pensiero a livello un pensiero inosservato o quello che può essere un'aspettativa, quando succede questo sono felice, quando succede, che ne so, qualcosa di esterno. Cioè il fatto che c'è sempre qualcosa a cui ci si aggrappa, ma questo qualcosa a cui ci si aggrappa non è uno stato quindi durevole, perché succede magari quel momento lì, però appunto siccome non è uno stato durevole non ci si può aggrappare all'infinito e quindi si cerca un'altra motivazione, un altro punto di ancoraggio
da qualche altra parte, in modo che poi uno è felice, per esempio, sulla base di quest'altra cosa che succede. Chiaramente questo è da osservare, perché comunque il nostro stato non dipende fondamentalmente da situazioni esterne, da circostanze, persone e così via, quindi è qualcosa che vado a riscoprire interiormente. E quindi questo è quanto. Poi sul fatto che ovviamente i pensieri spaziano soprattutto dal passato al futuro, quindi non c'è quindi un'attività cosciente di pensiero in questo momento, ovviamente questo è sempre per alimentare quel discorso che dicevamo prima, quindi schemi di pensiero che passano da una cosa all'altra, quindi qualcosa che è successo nel passato, che ancora c'è nel presente. Succede, capita soprattutto per fatti magari che sono stati un po' anche emotivamente pieni, quindi ricchi di esperienza, e semplicemente bisogna osservare che cosa, perché si presenta, perché evidentemente magari c'è un'emozione dietro ancora, che è ancorata ancora a questi pensieri, e quindi forse qualcosa ancora da risolvere, qualcosa da lasciare andare. Per cui dire se sistematicamente no, ma esiste solo il qui e ora, passato, presente, passato e futuro sono semplicemente il falso sé dell'ego, è un po' riduttivo, perché nel momento in cui viviamo determinate esperienze e queste esperienze poi ovviamente anche come pensieri poi ritornano. Perché ritornano? È perché evidentemente c'è ancora qualcosa lì. Se no, non sarebbero ancora così presenti nella nostra vita, ma se sono presenti, se ci sono, vuol dire che questo è ancora parte del mio presente, che sì, è vero che rispetto al mio essere, diciamo, non c'entra assolutamente niente, perché il nostro essere è, cioè, la pura essenza, la pura presenza, però siccome siamo qui su questo piano per evolvere, stiamo facendo un percorso. Tutte queste parti che si presentano anche emozionalmente parlando, tutte queste emozioni vanno osservate ed eventualmente trasformate oppure lasciate andare. Altrimenti è semplicemente un distacco, diciamo un po' così, nudo e crudo, cioè mi distacco da questo, questo non esiste, quindi cioè, negare che qualcosa non esista più nel presente soltanto perché richiama dei pensieri che allacciano al passato, allacciano al futuro in modo così un po' assolutistico, sicuramente questo non funziona sempre, perché rischiamo di accumulare altre memorie, altre situazioni che poi comunque costituiscono ancora, diciamo, come se fossero dei laccetti che ci portiamo comunque dietro, quindi come se fossero dei. Anche lì un substrato inconscio che vado comunque ad alimentare, anche in senso non sempre positivo. Quindi stare nel qui e ora, ok, perfetto, stiamo nel qui e ora, cerchiamo di costruire il vuoto, di avere questi intervalli in cui siamo presenti, però appunto neanche negare, diciamo così, un po' quello che può essere anche il nostro vissuto. Questo è un attimo quello che mi sento di dire, quindi in modo molto critico e onesto. Ok, quindi questo un attimo era, diciamo, questo pezzo. C'è un'ultimissima cosa che viene dato sempre un'accezione, diciamo, mentale per fini pratici, per risolvere delle cose. E questo va bene, cioè fondamentalmente questo va benissimo, però ricordiamoci anche che il pensiero è l'accesso poi alla creazione di realtà coscienti. Quindi non è il pensiero il problema, così come non è neanche l'emozione che dicevamo poco fa, ma l'uso che io vado a fare di quel pensiero. E soprattutto la qualità dei miei pensieri dipende sempre, così come delle emozioni dipende sempre, sia dal mio livello di coscienza, di consapevolezza che ho raggiunto, sia anche dalla mia emanazione, quindi complessiva. Quindi non è che tutto pensiero, cioè spazzatura per dire, bisogna capire che cosa
arriva che magari non c'entra assolutamente niente, lasciare andare, quindi sviluppare un discernimento interiore che ci consente quindi di ripulire, diciamo, dalla massa di pensieri che occupano semplicemente un po' di spazio e discernere invece laddove c'è qualcosa su cui è meglio se ci lavoro, per poi lasciare andare o comunque risolvere in qualche maniera, chiuderlo. Quindi non è un distacco in senso stretto, semplicemente bisogna riuscire anche ad ascoltarsi, a capire dove siamo anche nel percorso, nel nostro percorso. Ok, quindi il pensiero ha sempre un potere reale comunque, cioè ha sempre un potere reale, sia che sia un pensiero appunto creativo, sia che sia un pensiero di altra natura. Quindi anche questo, per esempio, cioè crea sempre a livello di realtà, cioè i nostri pensieri creano comunque. Quello che cambia è sempre la consapevolezza che sta dietro a quel pensiero, quindi di fatto la sua energia, la sua qualità di vibrazione. Allora, adesso continuiamo a leggere l'ultimissimo pezzettino che sono le 11:03, così chiudiamo anche, diciamo, giusti. Rimetto la musica. Emozione, la reazione del corpo alla vostra mente. La mente, per come uso io il termine, non è solo pensiero, include le vostre emozioni, nonché tutti gli schemi reattivi. Mente e emozioni. L'emozione nasce nel punto di incontro fra corpo e mente. È la reazione del corpo alla mente, o si potrebbe dire un riflesso della mente nel corpo. Più vi identificate con il pensiero, con quello che vi piace e con quello che non vi piace, con i vostri giudizi e interpretazioni, vale a dire meno siete presenti come consapevolezza osservante, più forte sarà la carica emozionale che ve ne rendiate conto o no. Se non riuscite a provare emozioni, se ne siete tagliati fuori, prima o poi ne avrete esperienza a un livello puramente fisico, sotto forma di un disturbo o di un sintomo. Se avete difficoltà a sentire le vostre emozioni, incominciate focalizzando l'attenzione sul campo energetico interiore del vostro corpo. Sentite il corpo stesso dall'interno. In questo modo entrerete in contatto con le vostre emozioni. Se veramente volete conoscere la mente, il corpo ve ne darà sempre un riflesso veritiero, per cui osservate l'emozione o piuttosto sentitela nel corpo. Se vi è apparentemente conflitto, il pensiero sarà la menzogna, l'emozione sarà la verità. Non la verità ultima di ciò che siete, ma la verità relativa dello stato della vostra mente in quel momento. Potete non essere in grado di portare l'attività mentale inconsapevole allo stato di consapevolezza sotto forma di pensieri, ma essa sarà sempre riflessa nel corpo sotto forma di emozioni, e di questo sì che potete rendervi conto. Osservare un'emozione in questo modo è sostanzialmente la stessa cosa che ascoltare o osservare un pensiero, come descritto in precedenza. L'unica differenza è che, mentre il pensiero è nella vostra testa, l'emozione ha una forte componente fisica e pertanto viene avvertita principalmente dal corpo. Allora potete consentire all'emozione di esistere senza per questo esserne controllati. Voi non siete più l'emozione, siete l'osservatore, la presenza che osserva. Se fate pratica di ciò, tutto quello che in voi è inconscio sarà portato alla luce dalla consapevolezza. Prendete l'abitudine di chiedere a voi stessi: che cosa sta avvenendo dentro di me in questo istante? Tale interrogativo vi indirizzerà verso la strada giusta. Ma non analizzate, soltanto osservate. Focalizzate la vostra attenzione verso l'interno. Percepite l'energia dell'emozione. Se non è presente alcuna emozione, potete portare la vostra attenzione più in profondità nel campo energetico del corpo. È la porta d'accesso all'essere. Ok, togliamo un attimo la musica. Questo è l'ultimo pezzettino. Questa è la parte dove è emerso praticamente, sono emerse un po' di cose interessanti. Allora, dunque.
Quello che si stava, cioè già come uno scriva ti arrivano poi le cose. Pensate che questo libro l'ho letto 7 anni fa e adesso lo sto vedendo con occhi totalmente diversi. Dunque, c'è una parte relativa appunto a questo miscuglio, no? Mente e emozioni. Cioè, il fatto che lui dice che per lui, cioè la mente, per Eckhart Tolle, è tutto, cioè sia la mente che le emozioni. E già qui ci sarebbe molto da dire perché comunque l'emozione è tutto un altro mondo a parte, che sì, può essere associata anche a un'emozione, cioè un pensiero e un'emozione che poi si allacciano e si alimentano a vicenda, però appunto c'è sempre comunque un motivo per cui l'emozione sta lì, non è diciamo così a caso. Quindi il fatto di avere, perché c'è scritto appunto che se uno sente l'emozione sarà quella veritiera, invece il pensiero magari non veritiero. E che l'emozione comunque ha una, diciamo, un'esperienza puramente fisica, mentre invece i pensieri no. Dunque, anche qui ci sono un po' di cose, intanto. Mi è capitato di avere in certi momenti una forte massa di pensieri, scusate, e di percepire anche dei mal di testa. Quindi non è detto che diciamo, i sintomi fisici possano essere legati soltanto al discorso, delle emozioni. Quindi questo è punto 1. E punto 2 sono appunto due livelli distinti, cioè quello emozionale, quello fisico e quello mentale. Ovviamente ci sono delle relazioni, delle conseguenze anche, come dire, degli scambi tra l'uno e l'altro. Per cui non è che quello che succede a livello, diciamo, fisico non ha ripercussioni negli altri due e viceversa, così come in tutti gli altri nostri livelli anche più sottili. Quindi questo in primo luogo, non sono separati e non possono essere inclusi in un unico livello perché sono proprio diversi come origine, come natura, cioè uno è il pensare, l'altro è invece il sentire, il fatto di generare anche emozioni che partono appunto dal cuore fondamentalmente, oppure le emozioni di bassa vibrazione che salgono, diciamo, dal basso ventre e salgono, diciamo, verso l'alto e poi anche lì comunque dal cuore viene irradiato. Quindi questo è un attimo quello che vorrei precisare. Quindi da qui capisco anche che evidentemente non c'è stata anche la risoluzione a livello emozionale di rilasci di altre situazioni, probabilmente anche della sua esperienza, perché appunto sono due livelli, come dicevamo, totalmente distinti. Quindi c'è semplicemente una presenza legata a un'osservazione e basta, quindi non c'è altro. Cioè, questo è per Eckhart Tolle la presenza, quindi l'emozione c'è, ma comunque non importa, cioè quello che c'è, c'è, capito? Non c'è alcuna differenza, perché tanto questa emozione non viene dato spazio all'emozione, capito cosa voglio dire? Perché comunque tutta l'attenzione è sempre sul discorso, soprattutto a livello mentale, e non possiamo metterli insieme. Quindi, qua mi sento di dire che è meglio, separare un attimo le due, ma non per separare così a caso, semplicemente perché sono diverse come natura. E poi c'è una parte che mi lascia un po' perplessa, devo dirvi la verità, cioè la parte dove dice se non è presente alcuna emozione. E anche qua, cioè, anche questo, insomma, mi lascia un po' perplessa, perché tendenzialmente nella mia esperienza, proprio gli uomini hanno più difficoltà delle donne proprio per come siamo fatti, ma
siamo anche qui per condividere, per scambiarci anche punti di vista e nuovi approcci. Più difficoltà a sentire, a percepire le emozioni e anche a trasmetterle. E quindi mi è capitato, nella mia esperienza, di conoscere persone di sesso maschile comunque che le mettono come se fosse sotto una sorta di tappeto. E queste emozioni sono lì, però non sono risolte. Le questioni che riguardano appunto la loro vita non sono sanate, non sono risolte, non sono guarite. Quindi questo va ad accumularsi appunto sotto lo strato. Quindi anche se uno osserva ed è presente, perché comunque magari si distacca, cioè se io mi distacco dall'emozione. Con un gesto, diciamo, con un atto volontario, cioè non è che l'emozione sparisce, in quel momento io non sto lì, ma quello che io ho vissuto precedentemente, in cui ci sono state e ci sono ancora attive queste memorie, anche come emozioni, questo è lì perché anche mi dovrebbe insegnare qualcosa. E poi, ovviamente, c'è anche un rilascio di quelle stesse emozioni. Quindi, anche se, diciamo, ci sono delle differenze tra uomini e donne, anche da questo punto di vista, ovviamente comunque un po' di lavoro a livello anche emozionale bisogna integrarlo, cioè bisogna che in qualche maniera gli approcci, i vari approcci e le varie esperienze possano intrecciarsi perché diciamo, sono tutte queste. Adesso poi mi è venuto un altro flash incredibile. A proposito, cara Federica, del pezzo che mi ha mandato questo pomeriggio, mi sono ricordata che Eckhart Tolle parla tantissimo di questo corpo di dolore. Ma questo corpo di dolore è di fatto non è altro che tutta questa massa emozionale dove comunque abbiamo, diciamo, prestato queste emozioni e non abbiamo ascoltato perché erano lì, che cosa ci volevano dire. Quindi c'è stato solo un distacco, ma di fatto quelle sono ancora lì. Non è stato risolto proprio niente. E quindi questo esattamente alimenta questo che può essere definito un corpo di dolore. Forse anche per questo che lui sente anche l'esigenza di parlare tanto di questo corpo, sia, diciamo, nel genere umano in generale, sia anche nelle donne, eccetera, se, da quello che mi ricordo così un po' vagamente in questo momento, probabilmente continuando a leggere ci arriviamo anche noi. E quindi questo vorrei precisare un secondo, che sarebbe un valore aggiunto dal mio punto di vista, dal mio sentire, che anche le emozioni avessero la stessa importanza rispetto ai pensieri. Quindi non venissero inglobate in un discorso di mente, di falso sé o falso o ego o quant'altro. Perché sono lì per un motivo. Cioè, un conto è che ti arriva anche un pensiero che ti arriva da una pubblicità e che tu poi alimenti e trasmetti, si fonda anche lì su qualcosa che dentro di te allaccia. Quindi comunque c'è sempre un motivo. Bisogna capire perché ho quei pensieri, cioè qual è l'origine, perché ci sono quelle emozioni. Qual è la loro vera origine? Qual è l'insegnamento? Perché poi per trasformare le emozioni, per esempio, è anche abbastanza semplice, l'abbiamo fatto con l'inversione di polarità, si può passare da uno stato negativo a uno stato positivo attraverso uno stato neutrale. Quindi questo lo posso fare, piano piano allenandomi cioè trasformo. Quindi la trasformazione in sé si può fare, è fattibile, l'abbiamo già fatta e la rifaremo, proveremo ancora, sperimenteremo, eccetera. Perché fino a che questo non è sedimentato. Quindi la trasformazione in sé non è sicuramente lo switch, il punto. È avere anche il coraggio, se così si può dire, di stare di fronte alle emozioni che caratterizzano l'esperienza in quel momento, perché queste emozioni vengono generate proprio da quello che si muove dentro di noi. E anziché ignorarle e distaccarsene e trovare uno stato di presenza che si basa sull'osservazione da un lato, però dall'altro lato anche su una forma di distacco che non consente appunto di capire
Perché succede questo? Perché ci sono quelle emozioni? Perché ci sono quei pensieri? Che cosa sto mettendo in atto? Che cosa allaccia di me all'esterno? Che cosa allaccia all'interno? Cioè, quali sono le energie che si muovono anche altre persone, per esempio, cioè sulla base delle persone con cui sto interagendo e che praticamente costituiscono l'esperienza, la mia esperienza in quel preciso momento, qual è l'insegnamento che sta dietro? Perché sto reagendo in quel modo e così via. Quindi osservare, ok, d'accordo, però sono queste due le parti su cui mi sento di, cioè di sentire profondamente. La prima è proprio questo fatto di distaccarsi e basta, di non voler comunque stare di fronte anche a quello che ci succede, sia a livello di pensieri, sia a livello di emozioni, tutto quello che emaniamo, che mettiamo in campo. E il secondo punto è che questo approccio che ho trovato non solo in questo libro di Potere di Adesso, ma anche in tanti altri libri scritti, sempre comunque, mi duole dirlo, ma è così, da figure maschili, dove la nostra mente viene attaccata, cioè in modo un po' forte, sicuramente da un lato può essere che può scuotere qualcuno in questo percorso, ma se tu ti senti che cioè, lo vuoi comunque percorrere, non c'è bisogno sicuramente di, diciamo, usare termini così forti e così che creano una separazione di fatto. Perché attraverso il pensiero noi possiamo creare consapevolmente la nostra realtà. Quindi è vero che bisogna essere presenti, però è anche vero che la qualità dei tuoi pensieri dipende fondamentalmente dal tuo livello di consapevolezza. E questo dipende fondamentalmente da quanto sei riuscito prima a superare e trasformare interiormente, però non semplicemente distaccandosi. Il distacco va bene, è un approccio anche importante per anche, diciamo, per esempio, prendersi un po' di tempo, quindi mi distacco un attimo da quello che sto vivendo, eccetera, eccetera. Però allo stesso tempo c'è anche da dire che bisogna anche comunque osservare quello che ho messo da parte un attimo, cioè non è che poi stagna, perché poi questo lavora. Cioè, anche se mi distacco per dire che dico non c'è, questa emozione non esiste, così come ho visto, mi è capitato di osservare questo in esperienze passate, anche cioè, parlando proprio chiedendo: ma che emozioni senti? No, non c'è nessuna emozione. Ma non è proprio così, capito? Perché magari un'emozione c'è, ma uno non la vuole sentire, poi ancora scavando un pochettino di più, era emerso che praticamente, proprio a seguito di situazioni che avevano generato dei dolori interni, dolori appunto interiori, allora si preferiva mettere da parte le emozioni, quindi una forma di difesa fondamentalmente. Però le emozioni sono naturali, cioè ci attraversano di continuo. Magari in un certo momento uno è un po' più sereno, calmo, eccetera, e poi in un altro ci sarà un'altra emozione, positiva o negativa o quello che è. Però c'è sempre qualcosa, capito cosa voglio dire? Quindi ci può essere uno stato un po' più neutrale, un po' più neutro, un po' più di osservazione, ok, però ci sono anche gli altri che di fatto si presentano. Quindi questo è quanto. Adesso sono le 11:20, quindi direi che è il momento di chiudere qui. Con appunto questo focus di riuscire ad attivare non smettere di pensare, attivare una modalità di pensiero, quindi un'attività di pensare, di pensiero cosciente che ci consente di creare la realtà che desideriamo. Quindi questo è il processo. Fino a che non ho trasformato, continuo ad alimentare inconsapevolmente tutta una serie di pensieri che si diceva prima, quindi arrivano e non mi accorgo neanche che li sto alimentando. Nel momento in cui si innesca un processo, quindi anche di risveglio, quindi divento sempre più cosciente, presente a me stessa rispetto a quello che vivo, alle situazioni, eccetera, quindi presenza nel qui e ora, allora inizio anche a trasformare interiormente, e questo mi consente di ripulire, diciamo, la mia energia e piano piano di avere pensieri sempre più elevati che mi consentono di creare con consapevolezza la realtà fisica, la mia vita in primis, e poi questo porta a una buona
un'influenza positiva anche nelle altre vite, quindi c'è un'influenza reciproca, quindi quante più persone praticamente evolvono, tanto più riusciamo anche a creare sempre più velocemente una realtà diversa, che nasce proprio dal nostro essere, appunto. Quindi abbiamo avuto questa possibilità di confronto anche con il libro di Eckhart Tolle, Il potere di adesso. Comunque continuiamo domani, perché domani ancora lavoriamo su questo, lavoreremo ancora anche più avanti. E poi magari mi scrivete se comunque vi piace anche questa modalità di letture, cioè mentre facciamo gli esercizi anche leggere qualcosina e confrontarci. Perché comunque essendo anche un testo che in molti acquistano e leggono, forse è anche una cosa positiva, può essere anche un valore aggiunto fare del... come dire, commentare, esprimere anche quello che può essere anche un punto di vista diverso, e poi ciascuno discerne un po' da sé quello che crede sia appunto cioè la verità delle cose, anche sulla base del suo proprio sentire. Però sì, questo è l'approccio che seguo io, cioè non vado a leggere qualcosa così, ma applico sempre un principio sempre di essere un po' critici. Se serve, se non serve, allora si può dire no, questo va, è così. Questo è l'approccio che si segue, perché ciascuno di noi è un essere cosciente che quindi è qui per evolvere, quindi non è che, cioè, è sempre uno scambio, capito? Non è che c'è una persona che è arrivata e gli altri che devono sentire, cioè c'è sempre uno scambio, uno specchio tra persone consapevoli che vogliono fare un percorso. Perché se siamo qui, evidentemente, ciascuno di noi ha dei passi da fare per evolvere, se no saremmo già arrivati tutti, no? Ok, quindi vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me questa sera. Domani c'è la puntata sempre alle 21 e poi anche la mattina dalle 7 alle 7:30, 7:40. E poi anche giovedì, questo l'11 alle 11, ci sono sempre le meditazioni focalizzate di amore e gratitudine, e credo che nella puntata che sarà in inglese, che faremo quindi alle 11 del mattino, parlerò un pochettino anche lì dell'ascolto, visto che è un tema insomma importante, e poi mandiamo in onda appunto le meditazioni così nelle varie lingue, così possiamo sempre stare in queste vibrazioni, alte vibrazioni di amore e gratitudine. Anche se le lingue sono diverse, però è sempre bello, emozionante ascoltare, connettersi, insomma, a tante culture, a tanti mondi diversi, tante percezioni, quindi è sempre una gioia poterlo fare. E l'11 alle 11, perché aveva lanciato l'iniziativa Masoro Emoto, che così tutte le persone in tutto il mondo potevano connettersi all'acqua, e quindi lo facciamo anche noi, perché questa è anche una cosa buona, essere sincronizzati. Allora, vedo la chat. Sì, ciao Fede, ciao a tutti, anche quelli che non hanno scritto niente, quindi buona serata a tutti, buonanotte. Aggiungo adesso in chiusura la sigla, i due esercizi di questa sera, così se volete potete comunque ritrovarli anche su YouTube. Ok, allora un abbraccio a tutti, buonanotte e a domattina alle 7. Ciao, un saluto a tutti dalla web radio di Essere il Cambiamento.